Il ballo attorno all'albero di maggio è un'antica tradizione popolare, dalle origini incerte e con molte varianti. Al giorno d'oggi quest'usanza viene rievocata nelle feste popolari, un po' in tutta Europa e in alcune zone dell'America. I ballerini intrecciano i nastri colorati secondo schemi ben definiti. Poi, sempre ballando, devono compiere i movimenti inversi per sciogliere la treccia che hanno formato. Non c'è un modo solo per intrecciare i nastri. Basta un po' di fantasia per costruire trecce diverse. In effetti le danze hanno molto a che fare con le trecce. Questi ballerini tornano sempre nelle stesse posizioni, scambiandosi di posto in modi differenti. Possiamo tener traccia dei movimenti e disegnare un diagramma che descriva la danza? Trasformiamo ogni ballerino in un punto. Facciamo muovere i punti in un disco. Ad ogni istante i punti sono distinti. I ballerini non si scontrano mai. La danza rimanda i punti nelle posizioni iniziali, eventualmente scambiandoli di posto. Se disegniamo i percorsi dei punti sul disco, otteniamo un diagramma non molto chiaro. Ci sono delle intersezioni che indicano il passaggio per uno stesso punto e non sappiamo quale dei ballerini è passato per primo di là. In questo modo non possiamo ricostruire la danza. Un modo efficace è questo. Basta muovere il disco verso il basso mentre i ballerini danzano. In altre parole, trasformiamo il tempo in una dimensione spaziale, nel nostro caso la direzione verticale. Ovviamente in ogni istante c'è sempre lo stesso numero di ballerini, cioè in ogni livello un disco orizzontale taglia ogni scia esattamente una volta. Ma questa è una treccia! Seguendo la nostra notazione, dovremo mettere la treccia in orizzontale, ma in questo capitolo disegneremo le trecce in verticale. Viceversa, data una treccia, possiamo trasformarla in una danza. Basta percorrerla facendo muovere i ballerini lungo i fili. In altre parole, le trecce possono essere definite anche come traccia di punti che si muovono nel disco. Trecce e danze sono per noi la stessa cosa. Ora consideriamo delle danze particolari, in cui i ballerini sono a coppie e si tengono per mano. Come prima, tutte le posizioni occupate all'inizio della danza devono essere occupate anche alla fine. Stavolta, ogni coppia di ballerini diventa un arco. Gli archi si muovono mantenendo gli estremi sul disco.
possono girare su se stessi, scambiarsi di posizione, passare uno sotto l'altro e così via. Come prima, traduciamo la danza in una treccia. Disegniamo il percorso compiuto da ogni ballerino spostandoci verso il basso. Ma quali trecce sono danze di coppia? Naturalmente la danza ferma, dove ogni ballerino sta al proprio posto, lo è. Cioè la treccia identità rappresenta una danza di coppia. Eseguire una danza dopo l'altra corrisponde a comporre le trecce. E se due danze sono di coppia, anche la loro composizione lo sarà. Inoltre, se una danza è di coppia, lo sarà anche la danza inversa, cioè quella eseguita al contrario. Allora diciamo che le trecce che descrivono le danze di coppia formano un sottogruppo del gruppo treccia. Esso viene chiamato gruppo di Hilden. Ci sono alcuni movimenti elementari per realizzare queste danze. I ballerini all'interno di una coppia possono scambiarsi di posto. Due coppie possono scambiarsi di posto. Una coppia può passare sotto le braccia di un'altra coppia. Si possono eseguire molte altre danze, ma per realizzarle tutte è sufficiente comporre i tre movimenti appena descritti. In altre parole, questi tre tipi di danze sono i generatori del gruppo di Hilden. Trovare le relazioni che descrivono il gruppo, come abbiamo fatto nel caso dei gruppi delle trecce, è molto più complicato. Come si lega tutto questo a quanto abbiamo visto finora? Nel capitolo 3 abbiamo descritto un modo per collegare le trecce ai nodi attraverso la chiusura. Chiudere una treccia significa aggiungere dei fili dritti e collegare ogni filo originale con uno dei nuovi. Se muoviamo i nuovi fili dietro a quelli vecchi, otteniamo una treccia diversa, chiusa in un modo nuovo. Questa nuova chiusura può essere applicata a ogni treccia con un numero pari di fili. È chiamata chiusura piatta. Anche chiudendo in modo piatto otteniamo sempre dei nodi a uno o più componenti. Allora possiamo sfruttare il teorema di Alexander, che ci permette di mettere ogni nodo nella forma di una treccia chiusa. Ma una treccia chiusa può essere trasformata in una nuova treccia, passando dalla chiusura di Alexander alla chiusura piatta. In altre parole, ogni nodo può essere visto come la chiusura piatta di una treccia. Possiamo riscrivere anche un teorema simile a quello di Markov? Quando due trecce piatte danno lo stesso nodo. Ci sono alcune mosse che non cambiano il tipo di nodo. Possiamo comporre la treccia con elementi di Hilden, sia sotto che sopra. Oppure possiamo aggiungere due fili e un incrocio.
Questa è una variante della mossa di stabilizzazione. Possiamo continuare così, con mosse di Hilden e stabilizzazioni. Se ora chiudiamo la treccia, possiamo ritirare gli archi e ottenere il nodo iniziale. Un teorema di Biermann assicura che questi due tipi di mosse sono sufficienti. La chiusura piatta di due trecce dà lo stesso nodo se e solo se le due trecce sono legate da una sequenza di mosse di questi due tipi, stabilizzazione e composizione con trecce di Hilden. Allora le danze di coppia, cioè le trecce di Hilden, sono un ingrediente fondamentale di questo teorema. Ma come si fa a riconoscerle? Per esempio, questa sì è una danza di coppia. Anche questa è una treccia di Hilden. Questa invece no, perché singoli ballerini di coppie diverse non possono scambiarsi di posto. Ma in generale, anche questo è un problema algoritmico. Abbiamo un gruppo, quello delle trecce, e un sottogruppo, quello di Hilden, e vogliamo capire se una data treccia appartiene o meno al sottogruppo. Nel nostro caso particolare esiste un modo, cioè un algoritmo, che permette di rispondere sempre alla domanda. In generale, però, cioè con gruppi e sottogruppi che non siano così speciali come quelli che abbiamo scelto noi, non esiste nessun algoritmo. Thank you.